Ciao a tutti amici di Magreta Production, sono sempre io, il vostro Ivens. Voi vi chiederete, senti Ivens, ma stesso salotto, stessa inquadratura, cioè sei sempre tu, stessa maglietta? Sì, perché oggi è il giorno degli unboxing. Esatto, è proprio questo. Quindi pochi secondi fa, pochi minuti, poche ore, il tempo passa così velocemente che manco me ne accorgo, abbiamo unboxato il nostro amico degli X-Men, il piccolo Wolverine-ghiottone. Guardate com'è carino, ragazzi. Benissimo. E ora unboxeremo un'altra cosa. Ma prima volevo fare io una mia recensione sul video che ho appena fatto. No, vabbè, essendo stato il primo, l'ho voluto riguardare un attimo per vedere eventuali errori, eventuali cose da modificare, eventuali passaggi che potevo migliorare, cose che potevo magari in cui potevo addentrarmi meglio. E che cosa posso dire? È una meraviglia. Io sono bellissimo, io sono bravissimo, sono fotogenico. Di qua, di qua, di qua. So che molti di voi stanno già ridendo, ma è questo lo spirito, cavolo. Bravi, ridete alle mie spalle, anzi davanti, che mi frega. Ora, altra piccola parentesi su di me, così, giusto per rompervi le scatole 2 minuti in più e per far durare il video 2 minuti in più. Io sono di Modena, come tutti gli altri tre di, come tutti gli altri tre ragazzi di Magreta Production, che avrete già conosciuto, che sono H, ping, Pollo, ping, e Baldo, ping. Probabilmente non verranno fuori le immagini, ma nella mia testa ci sono, quindi va benissimo così. Ma mi piace utilizzare tipo altri dialetti, non solo il mio. Io sono di Modena, un po' lo conosco, sono anche anzianotto, vabbè, un giorno vi dirò anche quando sono nato, sono un po' anzianotto, quindi dialetti tra nonni, genitori, ne ho sempre sentito molto. E mi piace anche un po' uscire dai miei confini di Modena. Prima, per esempio, molte mie frasi erano in romano. Ecco, io il romano lo adoro, lo userò tantissimo, probabilmente userò anche altri dialetti, lo scopriremo strada facendo. In secondo luogo, ho un problema grandissimo. Ho un sacco di tic. Eh sì, ragazzi, proprio io. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Ho un sacco di tic, per esempio, porto avanti la spalla, mentre porto il naso nella bocca così, chiudo gli occhi, mi dà un fastidio, penso a quello, penso a quell'altro, quando immagino di avere una lingua in bocca, la mia, cosa avete pensato? Subito passo un paranoia perché dico esci, anzi no, stai dentro, ho un sacco di problemi, ragazzi. Non è questo il momento giusto, però volevo comunque farvelo notare, proprio perché così magari mettete il filtro tic davanti, togliete quello, guardate i contenuti e guardate quello che sto facendo con un occhio un po' più leggero, un po' più tranquillo. Della serie, sono un ragazzo come voi, forse un po' più vecchio, stessa età, prendiamo la stessa età e la chiudiamo qua, e un ragazzo come voi, nerd come voi, forse un po' di più, forse un po' di meno, con le stesse passioni per videogiochi, per fumetti, per telefilm o film, insomma, il ragazzo nerd classico degli anni dal 2000 in poi, diciamo. Come ho detto prima, ho aperto il mio amico degli X-Men. Ora invece volevo ringraziare un'altra compagnia con cui collaborerò nel futuro, che mi ha dato la possibilità di avere un altro tipo di box, un box più vasto. Diciamo che quello di prima era veramente concentrato sulla Marvel, perché si chiama Marvel Corporation, quello di adesso invece è un po' più global, è un po' più nerd visto da un po' più grande, senza la lente di ingrandimento sui supereroi, chissà, potrebbe esserci qualsiasi cosa. E ora vi mostro la scatola, ma prima non mi sono dimenticato il fattore eleganza. Ce la diamo una possibilità alla cravatta marrone? Vabbè, vai, torniamo negli anni 70. Capelloni, zampa d'elefante, occhiali alla John Lennon e sta cravatta. Ma come si vestivano questi? Ma per fortuna che ci siamo evoluti. Ma non è questo il momento di parlarne. Vabbè, dai, non pensiamoci.
cominciamo subito con l'apertura del secondo box. Sigla! No, stavolta la sigla non c'è, quella di prima non mi è proprio piaciuta. Un giorno ne troverò fuori una, ma non oggi, dai, accontentatevi così. Il box che vi vado a presentare è... Comic Block. Comic Block! Eccolo! Abbiamo anche l'hashtag, attenzione, l'hashtag Comic Block. Potete cercarlo online, qua sotto ovviamente al video metteremo il link diretto per poterlo prendere. Ora mi sposto un po' perché sono troppo vicino, dopo poi rimanete abbagliati dalla mia bellezza, dal mio carisma e non è quello che voglio, ma voglio concentrarmi sulla parte nerd. Quindi muniamoci del nostro coltello di apertura. Sono nato nel paese sbagliato. Sarei dovuto nascere in Giappone, sarei stato un samurai perfetto. Apriamo con tanta cura questa cosa perché c'è da dire una cosa: loro non solo preparano dei box molto carini, molto belli, ma curano anche tantissimo la scatola, la confezione, che è veramente sempre bella cazzuta, come piace a noi nerd. Riponiamo l'arma, ecco, vedi che rischiamo anche di tagliarmi. E questo è il box. Apriamo. Dun dun dun, da dove si apre? Dun 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 dun. Anche qua potete vedere, c'è una bella serigrafia. Tutta, c'è un po' di misto, ci sono dei robot. Questa sembra tipo Sailor Moon. Questo è il gattone di cui non so il nome, perché come vi ho detto sono molto ignorante. Questi potrebbero essere dei Pokémon o i Piping Poppy. Questo potrebbe essere, non lo so, Superman o uno sfigato con un mantello. Questo potrebbe essere una Pokéball. Vabbè, insomma. Beh, molto bella, ragazzi, sta scatola, non posso dire altro. C'è anche mio amico Spider-Man. E anche un pan di stelle. Questo è un pan di stelle, perché si sa che i pan di stelle sono molto nerd. Ma cominciamo. Apriamo questo box che subito mi mostra questo. Nerd Exclusive Box. Ecco, io vivo per queste cose, queste scrittine, queste cose che non hanno senso, ma non importa perché sono per noi. Nerd Exclusive Box. Questo lo riprendo. Ora apriamolo perché così guardiamo che cosa c'è dentro, che sembra ci sia una figurina, un action figure in vinile. Io con la plastica non ho proprio un rapporto assolutamente, diciamo, esatto. Questo lo tradurrò piano. Ecco, dalla confezione possiamo notare che è, oh mio Dio, Lil DC Comics Bombshells. Cioè, ma stai scherzando? Ma veramente? Niente, abbiamo una piccola action figure di DC, di una delle supereroine o super villain della DC, quindi in contrasto con Marvel. Questo video è il suo antagonista. Vediamo che cosa mi è capitato. No, non ci credo. Non ci credo. Tra tutte quelle che mi potevano capitare, lei è la regina. È la regina. Io avrei preferito Katana, che nell'ultimo film avete anche visto. Però, ma sì, dai, mi è capitata Harley. Ce ne sono anche di molto carine, tipo Black Canary, che è una delle preferite, tra l'altro, di H. Vero buon gustaio! Ma non importa, è molto molto carina. Cerchiamola per vedere com'è. Sì, in vinile, molto carina. C'è sto martello che si muove, c'è sta manina un po' delicata. Però mi fa l'occhiolino. È molto carina quando fa l'occhiolino. Quindi noi la metteremo... Qui, stai qui vicino, stai qui. E chiudiamo questo che... puzza di plastica, che Marco ve lo devo dire. Perfetto, via il pattume per terra, che gioia dopo pulire. Perfetto, ora apriamo e tiriamo fuori questo bellissimo comics chiamato questo è una limited edition, attenzione, che è Bionic Woman, cioè la donna bionica. Ah, è Wonder Woman addirittura. Sì, io sono veramente poco informato a questo. Questo magari te chiudo, che sennò mi taglio. E un taglio in diretta non è mai bello. Questa è già più... Ah, ma la donna bionica mi ricordo che cos'è. Mi ricordo chi è. Era una serie degli anni appunto 70. Ragazzi, cioè... Ok, momento. Ci sono troppe cose che coincidono. Speriamo non sia...
un brutto, un cattivo presagio. Comunque, abbiamo questa donna bionica, qua possiamo notare che la grafica è un po' retro, a me non piacciono tantissimo quelli retro, c'è però da dire che si capiscono un po' di più di quelli di adesso, per quanto mi riguarda. Molto carino, c'è anche John Carter che uscirà, Vampirella, vabbè io non sto capendo niente ma sto dicendo dei nomi che leggo. Questo è il primo fumetto, possiamo notare che ce ne sono degli altri. Ma questi sono... Oh mio Dio, adesso ho capito, stanno facendo dei crossover, stanno facendo delle unioni tra DC e queste cose strane nerd nostre futuristiche. Tipo qui avevamo Wonder Woman con la donna bionica, qui invece abbiamo Green Lantern con Star Trek. Ma che c'entrano? Ma che c'entra? Ma che fai? Green Lantern è molto bello, purtroppo il film non ha reso niente, però io Ryan lo adoro perché poi dopo si è rifatto con un personaggio non da poco, ma diciamo che il film a me non è dispiaciuto poi così tanto. Sì, anche qui la grafica è un po' retro, diciamo che è un po' più, un po' meno retro di questo, perché questo era veramente retro. Questo chi è? Ah beh, sir, Zulu. Questo è Zulu, guarda che bello, bellissimo, perfetto. Quindi abbiamo qua tutte le lanterne, abbiamo le lanterne verdi, abbiamo sto stronzo che non dico niente, che poi dopo vabbè, qua ci sono i G.I. Joe, che è un'altra cosa, quindi comunque un altro crossover. E qua vedo che è pieno di fumetti, allora a sto punto facciamo così, tiriamo fuori tutte e due e facciamo vedere. Questo è, ecco, questa è una cosa che invece proprio non so che cosa sia. Red Sonja? Qualcuno la conosce? Ecco, io su questo sono completamente ignorante. Vedo solo che è una strafigona rossa con ovviamente l'armatura che tutti noi nerd amiamo, perché è un'armatura potentissima, un po' minimal però, d'altronde. D'altro canto, che cosa vediamo noi nei film, nei videogiochi, nei fumetti? Questi uomini enormi! E invece queste... Ecco, tra l'altro qui possiamo notare che non è neanche fissata perché sembra ondeggiare, come se dal vento, come se il vento arrivasse e così, e viene portata avanti ovviamente un giacco di maglie del peso approssimativo di 30-40 kg che così ondeggia il vento, leggiadro, come senza pensieri, come se non avesse dei problemi. Vabbè, lasciamo perdere. Diciamo che sì, lo leggerò e non farò assolutamente pensieri impuri. Vabbè, su di questa, però Red Sonja sembra essere abbastanza... Ah, non è solo Red, non è solo rossa, è anche Regina. Cioè, queste sono tutta la collezione di Red Sonja. Chiedo scusa per eventuali appassionati di questo fumetto, credo sia solo un fumetto. Io non ho la minima idea di chi sia. Va bene, eccolo qua, quindi apriamone un altro, Hook Joe. Se il mio inglese non mi frega, ma lo fa spesso, quindi non diamogli troppo peso, Hook è uncino e Joe è artiglio, cioè artigli uncinanti, è questo il titolo? Ci sta, non c'è problema, io non giudico assolutamente, ma artigli uncinanti? Questo mi sembra senza problemi un film, cioè una possibilità, uno script già fatto per un film di una nota, diciamo, non saprei neanche come chiamarla. A me piacciono tantissimo perché mi fanno ridere, non mi fanno ovviamente paura, non mi fanno ragionare che un giorno io mi sveglio e mi trovo davanti un alligatore enorme. Ma qui la Xylum, e per chi di voi la conosce, quindi tutti i fan di Yotobi, tutti i fan di Magreta Production, soprattutto il dottor Cotenna, segue molto la Xylum, ovviamente gli abbiamo regalato il cofanetto. Vero, dottor? Qua ci potrebbe tranquillamente fare un film, perché ci sono questi artigli uncinanti che hanno... No ragazzi, però... Sti cazzi, ma hanno artigliato un delfino. Ma il delfino... Ma porco Giuda, ma prendimi un'orata, prendimi un salmone, il delfino, un animale intelligentissimo, e tra l'altro se andiamo così pure in via d'estinzione. No!
non va bene. Qui Greenpeace potrebbe tranquillamente farsi un trattato. Ma vabbè, diciamo che sì, è già diverso come, come grafica, possiamo vedere. Ah, Hook Joe! Hook Joe! Cioè, mi hanno fatto sullo squalo Hook Joe. Ripetendolo non aiuta. Però questo vi fa notare quanto io sia ignorante su queste cose. Quindi, praticamente, che cosa abbiamo? Qui un cadavere, qui dei gabbiani assassini che cercano di mangiare, di bere il sangue, babba mia, che schifo, l'anima dei mortacci loro, e quindi potrebbe tranquillamente essere che c'è uno squalo che sta facendo del danno, ma noi ce ne batteremo i coglioni, perché lo lasciamo qui giù, più lontano di tutti. Quindi per ora che cosa abbiamo? Tre fumetti, una action figure vinile, vinyl di Harley Quinn, vabbè, via Hook, lasciamolo lì, e poi no ragazzi, no, non ci credo, qua lo devo fare, scusate, ho ucciso Wolverine, lo ripristino perché sennò non sto mica bene. Wolverine mi deve guardare, ecco, guardami a me, non guarda la camera, guarda a me che ti voglio bene. I Twin Pop e Lego, guardate che cosa mi hanno dato. Ecco, qua ci potrebbe essere un alone di luce nel video, non ci sarà, ma immaginatevelo, piano piano sorge un alone di luce, musica tipo cori celestiali, che non si vuole aprire. Io sono stanco di usare sto coltello, prima o poi diventerò un assassino. Che cosa sei tu? Che cosa sei? Perché c'è Deadpool, è molto bello, ma qual è il motivo del tuo utilizzo? Che servi? Non ci credo. Io lo amo. Io lo voglio. Io lo desidero. È un calendario. È un calendario di 16 mesi? 16 mesi. Gennaio fino a dicembre, 12. Ci sono altri 4 mesi? Allora prendo 4 stipendi in meno. Non va bene per niente. No, è molto molto carino, molto fatto bene. Ah, ok. Ma di che anno? Allora, abbiamo gli ultimi 4 mesi del 2016 con un'immagine veramente strafiga, ragazzi. Io, cioè, non so neanche perché dirvi. Li sto usando tutti. Non so neanche come dirvi quanto amo Deadpool. Deadpool è un personaggio meraviglioso, perché Deadpool vede attraverso la quarta parete. Lui parla con noi, non parla agli altri. Cioè, lui parla con gli altri ovviamente personaggi, ma ha sfondato il muro della quarta parete. Cioè, lui sa di essere un fumetto ed è meraviglioso. E poi, vabbè, è immortale. Anche lui ha dei problemi come me di pelle ed è bellissimo. Ma guardatelo. Guardate che cucciolo, come fanno a definirmelo un personaggio cattivo? Com'è possibile? Grazie al cielo, il nostro Ryan Reynolds, un eroe nazionale, non nostro perché è statunitense, ha portato un film veramente, veramente cazzuto. Un film che abbiamo voluto noi fan, e spero vivamente che non sia una bufala quella del seguito, perché altrimenti potrei diventare cattivo, chiamando anche Harley con me. Speriamo veramente che esca il secondo, perché il primo film mi ha veramente esaltato, è stata una figata incredibile. Ma non divulghiamoci troppo. Questo è veramente molto bello, ecco, questo è perfetto, questo è spettacolare, questa immagine. Qui abbiamo anche i Deadpool degli altri mondi. Questo è bambino, questo, cioè, veramente, io non so cosa dire. Grazie Nerdblock. Ora, continuiamo a vedere che cosa c'è dentro. Qui c'è Gamer Block. Ah, giusto, sì, mi sta praticamente dicendo: ehi, grandissimo, ma hai comprato Nerd Block, non è che sei interessato anche al gamer? Ma adesso no, poi magari vedremo, intanto finiamo con questi. Però grazie, grazie per l'offerta. No, non insistete ragazzi, no, io ho capito, però Gamer Block, vabbè, lo vedremo. Abbiamo un'altra cosa che, ah sì, carina, è Harley,
d'altronde tutto torna, quindi abbiamo questa sorta di poster, qui abbiamo tutto quello che un uomo può desiderare, una ragazza bianca, fuori di testa, con della roba disegnata in faccia, una mazza da baseball e dei soldi, ecco i soldi sì. E poi l'ultima l'ho voluta lasciare così perché è sempre, come ho detto prima nell'altro video, è la cosa forse più bella che ci può essere in uno di questi box. È una cosa che rimane, perché diciamoci la verità, il calendario lo userò assolutamente, cose in vinile, carino, magari lo appoggio lì a prendere polvere, che è poi la sua funzione. I fumetti, che ripeto essere crossover tranne questo Red Sonja, che adesso andrò a cercare ovviamente online, e magari il prossimo video guarderemo anche chi è. Abbiamo Star Trek contro Lanterna Verde, abbiamo Wonder Woman contro la Donna Bionica. Oh Sonja, io non so mica di cacchio sei, però vabbè. Più questo Tokyo, lasciamolo lì, va bene. Ma la cosa più bella che mi potessero dare, ebbene sì, è un'altra maglietta. Io leggo già qui dall'etichetta Valiant. Io sono assolutamente ignorante, potrebbe tranquillamente essere una taglia di una maglietta, cioè un brand di una maglietta con un supereroe. Ma che ne so io? Ma io non so niente, non so. Vabbè, apriamo, siete pronti? La unboxiamo, eh? Anzi, così, così è meglio. Oh! Beh, la prima cosa che mi viene da chiedere è: che cazzo sei, bello? Ninja K. E questo è il ninja dei cereali Kellogg's. Eccolo qua, possiamo notare che è una maglietta, intanto anche questa, io sono di taglia, io sono, cioè non sono piccolino, sono un po' grassottello, ma questa è una M, ma guarda la spalla da riva, no è una L, scusate. Questi americani, i loro fast food e il loro healthy food, va bene. Comunque sarà una maglietta che userò come pigiama, in quanto mi arriva tranquillamente fino alle ginocchia, ma è molto molto bella. Questo Ninja K sarà un'altra cosa che andrò a ricercare prima o poi, forse poi, forse mai, chi se ne frega, di questo bellissimo box. Allora, riassumendo, che cosa abbiamo? Abbiamo un box con una grafica veramente strafiga, abbiamo una maglietta di questo ninja dei cereali bellissimo, abbiamo, ragazzi, questo è il più bello di tutti secondo me di questo box, che è il calendario di Deadpool, su cui andrò a scrivere tutte le mie cosine. Per esempio, lunedì vai a lavorare stordito, che è una cosa che mi dimentico spesso e volentieri. Abbiamo quattro fumetti, di cui io sto Sony, ragazzi, cioè la sognerò stanotte perché io voglio capire chi è. Comunque abbiamo questi quattro fumetti che prima o poi leggerò, abbiamo il poster di Harley Quinn, abbiamo l'action figure di Harley Quinn, dimenticavo le parti più importanti, e cioè un $10 di sconto su uno dei nuovi block, questo dopo perché è bellissimo. Abbiamo il ti va di comprarne un altro? Cioè, questi sono dei pusher che ti vendono mentre tu hai già comprato da altri pusher. È incredibile come il marketing va avanti. Qui abbiamo, ecco. Ah, la spiegazione ovviamente del box, che io la uso sempre alla fine, i mortacci mia proprio. Comunque abbiamo questo Ninja K t-shirt che praticamente diventa, ma c'è proprio la spiegazione. E allora stanotte dormirò benissimo, perché Ninja K è un umano che è stato trasformato in una spia super ninja. Fratello, hai guadagnato punti, te lo voglio dire, perché è giusto che tu lo sappia. Vabbè, bla bla bla, se lavora per la giustizia, il Dottor Silk, il Dottor Seta, ecco, questa sarà sicuramente una serie che seguirò d'ora in avanti. Poi abbiamo questo Hook Joe, che praticamente, niente, non lo dice, cioè dice che, vabbè, ci sono queste creature marine, ma che è sta roba, oh? Tiriamo dritti, guardiamo questa Red Sonja finalmente, che è praticamente una sword wielding crimson haired goddess, quindi praticamente è una dea
di capelli color crimson, sword wielding. Io devo studiare inglese, sono anche stato in Australia, ma questo proprio non ne ho proprio idea. Comunque c'è sta strapagnona con sta cazzo di spada in mano che c'ha 4000 di armatura, anche se ha un lingerie addosso, perché ha solo reggiseno e perizoma, tra l'altro, e più gli altri crossover. Quindi spiega che cosa abbiamo qui, il prossimo numero, perché questo box è mensile e quindi tra un mesetto ci sarà un altro mio video da solo. Siete contenti? No? No, grazie. No, vabbè, dai, non ci sono rimasto male, non importa. Vabbè, dicevamo, il prossimo video sarà su... Ecco qua, nel prossimo box ti dicono già che cosa c'è. Che ci saranno 3 exclusive variants, quindi saranno questi, immagino che sono i variants. La Justice League, e già questa cosa mi piace, questa Red Sonia. Oh ragazzi, io a questo punto cosa fanno? La mettono in tutti i box perché non la caga nessuno, poverina. D'altronde è una dea, vabbè. E ovviamente i Power Ranger. Ecco, questo è un box che mi piacerà un casino. Anche se questo in realtà non è che mi sia dispiaciuto, perché alla fine c'era un po' di DC, grandissimo Deadpool, una gran maglietta di questo ninja spia. Però i prossimi, ragazzi, cioè, passato Power Ranger, quando ero piccolo, ci siamo divertiti un casino. Ma va bene, diciamo che per ora mi accontento alla grande di questo box. Ripongo l'arma di apertura dei box, che d'ora in avanti mi seguirà in tutti i box opening. Ringrazio i miei twins Deadpoolini e il mio nuovo piccino Capitan Testa Rotante. E che dire, 2 video in un giorno, bravo, bello, bravone io, grandissimi. E vi ringrazio per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, quindi se vi è piaciuto mettete un like, se vi è piaciuto tantissimo condividetelo, se vi è piaciuto tantissimissimo fatelo condividere ai vostri amici, e se vi è piaciuto che appena mi vedete mi tirate un limone, allora mettete un bel pollicione in su. Io vi ringrazio ancora una volta, io sono Ivens, nel prossimo video apriremo un altro nerd block. Tra un paio di mesi apriremo un altro nerd block e un altro della Marvel. E che dire, per oggi è tutto, grazie a tutti e ci si becca. Ciao!